sono partite le squadre, primo possesso per il Rapolano che attaccherà da destra verso sinistra nel vostro teleschermo in completo, completamente blu. Ora vediamo subito Cantelli e serve Spada, subito Asciano aggressivo, Spada prova la palla nel mezzo per Boccini, a cercare Ippolito, ancora Ippolito, destro nel mezzo, a cercare Boccini, Marcocci. Vediamo l'uno contro uno di Boccini, serve Ippolito, ancora Ippolito, gioco di gambe su Etofi, Ippolito verso Boccini, grandissimo il dribbling di Boccini su De Ricco, attenzione Schillaci, Boccini aveva trovato con un grandissimo pallone, Schillaci, parte Spada, destro, blocca Masi senza problemi, buona la precisione, però c'è stata poca potenza. Cercare Dogani, che non riesce a intervenire per la buona chiusura di De Ricco. Ora Ippolito, serve bene Fanetti, ancora Ippolito, arbitro al 47esimo decide di mandare entrambe le squadre a bere un tè caldo. Subito parla per i biancoverdi con Spada che serve Ippolito. Angolo, Natale verso il centro a cercare Manciati e colpisce sul secondo palo, gol di Jacopo Manciati che col piattone la mette dentro alle spalle di Bimbi. Chiusura di Cantelli e riesce a recuperare il pallone. Ancora De Ricco, sul numero 8, attenzione, perde un pallone sanguinoso Cantelli. Natale 1 contro 1 con Bindi. Natale, Natale! Nel mezzo chiuso da Borrocchi, però attenzione ancora Fanetti. Fanetti, Cantelli, chiude bene Monciatti. Attenzione, Calderini prova al destro. Spada, va nel mezzo, verso Marcocci! Miracolo di Masi! Va nel mezzo, deviazione di Ricigliano. Sarà ancora un calcio d'angolo per la Virtus Asciano. Attenzione Spada dall'angolo alla destra del portiere Masi. Va Spada, cercare la deviazione, guadagna una rimessa laterale. L'arbitro guarda il cronometro, mette il fischietto a bocca e fischia la fine della partita. Dopo 5 minuti e 30 di recupero, la Virtus Asciano perde questo derby 1-0 contro il Rapolano Terme.